Seconda lettera di Giovanni. Il presbitero alla eletta signora e ai suoi figli, che io amo nella verità, e non io soltanto, ma anche tutti coloro che hanno conosciuto la verità, per quella verità che dimora in noi e che sarà con noi eternamente. Con noi siano grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e da parte di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, in verità ed amore. Ho provato grande gioia nel vedere dei tuoi figli che camminano nella verità, come ne abbiamo ricevuto comandamento dal Padre. Ed ora, Signora, scrivendoti non già per darti un comandamento nuovo, poiché lo possedevamo già fin dall'inizio, io ti chiedo di amarci gli uni e gli altri. E questo è l'amore, che noi camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento, come l'avete sentito fin dall'inizio, che voi camminiate nell'amore. Poiché molti seduttori si sono introdotti nel mondo, i quali non confessano che Gesù Cristo è venuto nella carne. Questi tali sono il seduttore e l'anticristo. State bene attenti a voi stessi, perché non abbiate a perdere quello che avete operato, ma al contrario ne riceviate la piena ricompensa. Chiunque va al di là e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi dimora in questa dottrina ha il Padre ed il Figlio. Se qualcuno viene da voi e non porta questa dottrina, non ospitatelo in casa, né dategli il saluto, poiché chi gli rivolge il saluto partecipa alle sue opere malvagie. Molte cose avrei da scrivervi, ma non voglio farlo per mezzo di carta ed inchiostro. Spero invece di venire da voi e di parlarvi faccia a faccia, affinché la nostra gioia sia piena. Ti salutano i figli della eletta tua sorella. Terza lettera di Giovanni. Il presbitero al caro Gaio, che io amo nella verità. Carissimo, ti auguro che tutto vada bene e che tu goda buona salute, come va bene la tua anima. Ho provato infatti gran gioia quando sono venuti alcuni fratelli ed hanno reso testimonianza alla tua verità, come tu cammini nella verità. Non ho gioia maggiore di questa: sentire che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu ti comporti fedelmente in ciò che fai verso i fratelli, pur essendo forestieri. Essi hanno reso testimonianza alla tua carità davanti alla Chiesa. Tu farai bene se li provvederai del necessario per il viaggio, in modo degno di Dio. Infatti si sono messi in cammino per il nome di Gesù, senza ricevere nulla dai pagani. Noi quindi dobbiamo sostenere tali uomini per mostrarci collaboratori della verità. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che ambisce il primo posto tra loro, non ci riconosce. Per questo, quando verrò, gli rimprovererò le azioni che compie, accusandoci ingiustamente con parole malvagie, e non contento di ciò non vuole accogliere i fratelli ed impedisce di farlo a quelli che vogliono accoglierli e li espelle dalla Chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio.
chi fa il male non ha veduto Dio. A Demetrio è data testimonianza da tutti, anche dalla stessa verità. Noi pure gli diamo testimonianza, e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Avrei molte cose da scriverti, ma non voglio farlo per mezzo di inchiostro e di penna. Spero invece di vederti presto e ci parleremo faccia a faccia. La pace sia con te. Ti salutano gli amici. Saluta gli amici singolarmente. Alito di Dio, soffia su di noi.